Allora, ragazzi, nella scorsa puntata siamo andati a conoscere, insomma, e a vedere se è ancora vivo Benigni, ed è vivo. Adesso, ovviamente, ci ha proposto questa cosa di aiutarlo per quanto riguarda il suo burattino chiamato Fuoco. Adesso non so se è corrotto o cosa, ma secondo me sì. E quindi, in questo episodio, andiamo a conoscere questo suo burattino amico, quello che è di nome Fuoco. E comunque Benigni dovrebbe imparare a parlare inglese perché è veramente osceno come parla in inglese. Senza possibilmente essere battuti male da sto tizio. È la mia suoneria. No, no, raga, non ho una suoneria così sul telefono, ve lo giuro. Anche perché mi suonerei così, ma no. Raga, è un boss questo. Ok, siamo pronti. Marì. Aspetta che l'iPhone ha questa suoneria, no? Ce ne sono altre, ma io non ho questa. Io non so la gente che si mette questa suoneria come allarme, come fa, Maria. Devo spaventarmi o cosa? Però io ho il mio amico. Non è che potevo usufruire. Uccio, uccio, via, via, via. Ma anche tutti, si è buttato proprio là. Allora, secondo me bisogna stare molto attenti, ragazzi, a non farci mettere a muro. Perché sennò questo è il mio compagno poverino, giustamente. Ma io ho anche fatto la parata, tra l'altro. Occhio al muro. Cazzarola. Non lo so, è facile questo, mi sa. Via, 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 via. Anche tu ti sei messo proprio lì in mezzo. Non mi piace sto. No, no, no. Aspetta che schiviamo, che così abbassiamo il surriscaldamento. Spara questo. Marì. No, no. Ok, bisogna stare attenti a non andare sulle pozzanghere. Oh cielo. Madonna. È rimasta l'arma del mio alleato là. Maria. Aia. Ok, un po' male. Giusto un po' male. Dai. Come on, spettro. Due. Scusami un attimo, dammi per favore queste. Occhio. Tre? Ok, tre. Caspita, gli ha già tolto la vita. Ah,
Ah, male, male, molto male. Via. Ok. Dietro, dietro. Era più lato, ma vabbè. Pensavo che facesse il colpo quello forte, ma cambia spesso, noto. Allora, siccome so già di non avere speranze, sfruttiamo questo fight per studiare i movimenti. Quindi, quando fa così, fa un doppio colpo. Quindi, 1, 2. 1, 2 e 3. Non arriva mai al quarto. Quindi sappiamo che lui qua farà, vediamo, 1. No, farà la ulti in avanti. Bene. 1, 2, ah, potrebbe farne anche 1. 1, 2. 1. Ok. Bisogna capire bene le animazioni. 1. Ok. Per capire se schivare in avanti o indietro. Colpo, ok. Pugno. Pugno. Giro, giro e giro. Dietro. Avanti. Ok. Adesso da capire come si muove. Uno. Dietro. Ok. Uno. Mi dà un colpo in aria. No, cerchio. Uno. Due. Si ferma. Cambierà tecnica. Uno. Due. Tre. Dietro. È facile. Cioè, è fattibile, ma con calma il problema. È sicura anche. Mi bisognerebbe fare un... Difficile qua far danni continui. O trovi l'occasione. Dietro. Pugno. Passo così. Che calcio. Via, 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 via. Bella martellata, eh. Questa l'ho sentita abbastanza. Vabbè. Vabbè. Allora. Siccome la situazione è questa, andiamo a far male. Perché c'è anche il robottino lì. Allora, io fino lì in fondo non sono arrivata, mi ricordo. Quindi cerchiamo con calma di fare strada. Andando per... da qua. Io lì non sono arrivata, c'è un baule. Adesso facciamo passare la palla. Infuocata. Buh. Che cos'è? Lama dell'ascia di pompieri. Ok. Io questa non so se è forte, ma potrebbe essere forte, quindi valutiamo bene. Ricordiamo. Bisogna capire un attimo le statistiche. Voglio un attimo però prendermi le cose. Tipo, ho visto qua questo. E giù ho visto un altro. Sì, un forziere. Che quindi potrebbe fare al caso nostro. Devo capire effettivamente dove ci porta quella porta lì. Ma secondo me è un qualcosa per quanto riguarda. Il boss fight, non lo so, penso. Devo ancora capire. Allora, qua non abbiamo fatto, diciamo, un... Oddio mio, vero. Mi ero sempre dimenticata che... Questi qua comunque hanno una bella resistenza, eh. Dannano un pochino. Facciamo un tour esplorativo della zona perché effettivamente qua non abbiamo visto tutto. Quindi, questo è vivo o è morto? No, è vivo. Cioè, è morto.
Avete visto questo eccentrico? Ok. Non c'è nient'altro, quindi sappiamo che qua cose importanti non ci sono, insomma. Adesso noi abbiamo visto qui, giù lì c'è il tizio dell'altra volta. Sbaglio o c'era la cesta qui? Ah, è dall'altra parte. Comunque, ragazzi, avete visto che la corruzione è scesa da quando abbiamo tirato comunque la leva da un lato? Muoviti, vai via da là. Vedi che c'è qualche item importante? Aia, scossa. Va bene. Che battuta di merda. Bisogna stare un po' attenti a questo, mi sa. Faccio più danno con la scossa, col fumo o cosa? Mi sa che faccio più danno con i fulmini, raga. E che questo, se vi tira una martellata, fa male. Cioè, fate che mi avvicino. Vorrei solo capire cosa fa. Ok. Aia. Ah, qua ho sbagliato io, perché effettivamente potevo giostrarmela benissimo. Ok. Pure. Via, la palla. Valutiamo la scossa, come funziona. Infatti ci mette un po' di più. Via. Cosa vuole fare? Caspita, non me l'aspettavo questa. Ho detto, vedo che cavolo di mosso vuole fare il tizio, ma... Sì, io tipo sto sotto qua. Mentre fa il giro là delle palle, detto, vado un po' volgare. Ok, questo è il pugno. Fotonico, via, ok. Io voglio capire quanto gli faccio male su un braccio. Tipo, mentre fa sta mossa, si può tranquillamente stargli sotto e fargli questo. Però quando fa questo bisogna allontanarsi, se no ci pesta. Allontaniamoci perché questo qua si sta mettendo in angolo, non mi piace. Ok. Comunque prende danni. Niente, volevo passare in mezzo mentre faceva la sua mossa. Via. Oh. Ok, adesso cerchiamo di stare un po' più safe. Fa il giro, niente. Non ho colto l'occasione di poter. Peccato non si mette sempre lì. Mi spaventa un po'. Cosa vuoi fare? Colpo di. Madò, mi ha preso. Come? Vabbè, mi ha preso. Ci sta. Via.
Bene. Ah. Oh mio Dio, raga, mi stai sta bloccando un... No, 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 no. Madonna. Ah, potevo stargli sotto. Ma porca miseria. Raga, vado cauto perché non è che mi va di rifare il fight, ti dirò. Più che altro sto posto non mi piace, è troppo in angolo. Non mi dà un po' belle vibes, insomma. Ok. Azza. Sticca. Fai qualcosa? Dai, girati su te stesso. Esatto. Meglio un attimo. Boh. Ottimo. Ergo. Oh, un po' di robe rare, insomma. Andiamo ad aprire la porta. Perché? Se il problema è lo spazio stretto. Ok, perché effettivamente è quello il problema. Per cui dico, ok, devo stare attenta, potrei morire male perché ha tanta vita. Se riusciamo ad aprire la porta, riusciamo a portarlo fuori ed avere più spazio per affrontarlo. Vedete che c'è la porta lì? Io dovrei aprire quella porta là. Proviamo. No, non mi fa. Fra. Sì, ma mi ha messo all'angolo. Raga, mi ha messo... Raga, non riesco a uscire. No, raga, vi giuro. Raga, è un scaricatore di colpi. È un scaricatore di colpi. Mi ha messo all'angolo. Non riuscivo a muovermi dall'angolo. Cioè, è incredibile sta cosa. O mettiamo il coltellino, ma questo mi fa più danno. O la spada normale. Perché c'è anche questo da pompiere, ma effettivamente io non so che danno. Proviamo questo da pompiere. Sono curiosa di sapere. Valutiamo. Devo fargli... Ma perché? No! Ma come? Scusami! Ma raga! Ma dai, ma avevo lo spazio per farlo! 4 volte me l'ha messo! Ma già come se si sta prendendo in giro di me. Eh no, cazzo, non è giusto.
Ah, pensavo di... Ragazzo che mi viene mal di testa, ma mi tocca fare così. Cazzo, mi sta girando la testa anche a me. Che mi cavo sta cosa delle anime che mi stava dando troppo fastidio, anche se ne ho una. Cazzarola. No, mamma mia. Promessa del persecutore, maschera del superstite e qualcos'altro era. Non mi ricordo cosa. Boh. Anche lui però che sta lì. È già morto?
ma anche se ti ripari. Spettro, ti giuro, è l'ultima volta che collaboriamo insieme, quindi vedi di fare le cose in modo appropriato, senza mettermi in difficoltà, please. Devi aiutarmi, non devi morire. E niente, ti stavo schivando, ma guarda che mi allontano. Ma Dio Cristo. Sto spettro, fioi. Guardalo. Oh, aspetta. Sì, ma adesso mi muore. Ah, non ho più niente per... Sì, ma mi fa perdere... È morto. Bene. Stupido! Ma è stupido! Ma che stupido! Ok. Secondo me lo spettro ha sentito e ha detto ok, forse è meglio un attimo che le do una mano, che poi una mano. Per carità, ha durato a metà vita, stranamente. Perché a sto giro lui ha buttato 2 volte. Ha ultato 2 volte. E quindi ci ha permesso un attimo di gestirci un attimo con le tempistiche. Poi effettivamente io ho notato sta cosa. Che quando lui fa sta tecnica qua dello sparare, se tu gli stai addosso, tipo io adesso sono stata sotto, no, comunque cioè, lui non ti prende. Quindi tu puoi scaraventargli talmente tante dei quale mosse. Che sì, metà fa basta. Mamma mia, raga. Ho consumato veramente abbastanza frammenti, vi dirò, però almeno ce l'abbiamo fatta. Allora, io direi che con questo episodio ci fermiamo qui, perché comunque abbiamo fatto abbastanza, abbiamo fatto il boss e tutto, quindi direi che possiamo veramente terminare qua la puntata. E nella prossima, sicuramente, dovremo andare da Benigni, giusto? Io vedo lì che c'è un corridoio che procede. Quindi effettivamente non so. Però ecco, esploreremo meglio tutta l'area e vedremo effettivamente cosa succederà. Vabbè, sono curiosa insieme a voi di scoprirlo.
E quindi vi aspetto con la prossima puntata che faremo.